Possiamo dire che la Cittonavese ha fatto e disfatto, perché se andiamo ad analizzare obiettivamente, certo la Vigor non ha mollato, però i gol sono nati purtroppo, tranne il rigore diciamo contestato, io ho visto le vostre contestazioni, da degli errori comunque difensivi della Cittonavese. Beh, io la partita mi viene difficile analizzarla vedendo il risultato, cioè io ho visto una squadra che ha cercato di giocarla sempre da dietro senza sprecare una palla, ho visto degli errori, come hai ben detto tu, del singolo o degli episodi che hanno portato a degli errori, un rigore fischiato un minuto prima non fischiato, ho visto una squadra che cercava di perdere tempo dal primo minuto fino alla fine, ho visto una squadra, la Vigor, che ha dimostrato tanta cattiveria agonistica, come era giusto che sia. I valori in campo, al di là del risultato, a mio avviso, si sono visti tutti. Ci sono adesso 17 punti in classifica di differenza, si sono visti tutti. Una squadra che cerca di giocare, l'altra che cerca di buttare palla avanti. Il mio portiere, tranne quei tre episodi del gol, credo che non abbia mai preso, ha avuto un tiro in porta. E questa è, dobbiamo accettarla. È una gara particolare, determinata da alcuni episodi e da alcuni errori, come abbiamo già detto prima, dei singoli. Molto probabilmente, forse, se qualcosina c'è da dire, mister Zito, forse nel primo tempo soprattutto il centrocampo non è girato come lei aveva intenzione di farlo girare sicuramente. Sì, ma anche quello, sì, è vero, abbiamo fatto qualche errore dal punto di vista tecnico. A voler trovare il pelo nell'uovo, diciamo. È giusto, se si è perso un motivo ci sarà, al di là degli episodi. Sì, quello sì, abbiamo fatto qualche errore dal punto di vista tecnico nel controllo, nella trasmissione, però se non fosse stato per quell'infortunio di Barresi, probabilmente la partita sarebbe stata in equilibrio fino alla fine. Pazienza, sono giovani che hanno fatto molto bene durante la stagione, può capitare un errore, anche se poi si è messo a giocare come sa, e purtroppo la frittata era già fatta. Allora, mister Gatto, una partita che forse ha visto la Cittonavese un attimino avere più in mano il pallino del gioco, però bisogna dire che la Vigor non ha mollato di un centimetro, ci ha creduto fino alla fine. Penso che sia una risposta importante per lei, visto che è arrivato da poco qui a casa Vigor, quella che le ha dato, diciamo, la squadra sul campo. Ma io innanzitutto buonasera a voi. Io credo che la Cittonavese oggi aveva un obiettivo, che era quello di stare attaccata all'isola per cercare di vincere il campionato. Noi avevamo un obiettivo opposto, che era quello di onorare la maglia per rispetto della nostra città, per rispetto dei nostri tifosi e per rispetto di noi stessi, perché alla fine stiamo lavorando ogni giorno in maniera importante. I ragazzi mi stanno rispondendo durante gli allenamenti. È normale che, arrivando da poco, non si può pretendere che uno abbia la bacchetta magica nelle mani, però io devo dire che oggi hanno dato una risposta importantissima. La Cittonavese, è vero, forse ha avuto un po' più il pallino del gioco in mano, però noi abbiamo fatto gol dopo 15 minuti, 20 minuti, quindi è normale che abbiamo lasciato un po' nelle loro mani, nei loro piedi la palla, per cercare di ripartire e portare qualche pericolo a loro. Secondo tempo infatti abbiamo preso un gol, una delle poche volte che ci siamo sbilanciati in maniera sbagliata, abbiamo subito una ripartenza. La Cittonavese ha dei giocatori davanti importanti, Conversi, Vicentin, che non scopriamo certo noi, Salandria, Carbone, quindi è normale, in mezzo al campo gente come Lombardo, come Kundari che è entrato dopo, come Sapone, gente importante, quindi è normale che poteva sicuramente metterci in difficoltà. Però io devo fare i complimenti ai ragazzi, perché hanno fatto una partita gagliarda, grande determinazione, grande spirito di sacrificio, e devo dire che hanno voluto onorare questa maglia che portano. Purtroppo alla fine non è che è detto che tu costruisci una squadra per vincere e alla fine vinci, quindi noi dobbiamo anche essere umili e sapere che purtroppo sono andati via determinati obiettivi, però questo non significa che bisogna mollare, bisogna onorare il campionato fino alla fine. Ci aspettano altre tre partite importanti sul campo ed è giusto che noi lo facciamo con la professionalità.